Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia e oggi diamo il benvenuto a The Sims 4 stagioni. Ve lo porto in anteprima, che sono brava. Sul sul. Ciao amici, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi con questa novità di The Sims 4 stagioni andremo a creare mia nipote Giorgia con ovviamente tutti gli accessori possibili di The Sims 4 stagioni, quindi magari, non lo so, i vestiti estivi, quelli invernali, non lo so, voglio andare a vedere. Nel prossimo episodio farò vedere me e Giorgia in una nuova casa, quindi proprio è arrivato a pennello. Poi ovviamente creerò anche Aurora e Chiara, che me l'avete super richieste anche loro, però ha vinto Giorgia intanto nei commenti, super 3000 commenti, non lo so quanti. Ma vabbè, tutti Giorgia, 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 quindi vi accontento e facciamo Giorgia. Ringrazio ovviamente Electronic Arts per avermi dato il codice per poter usufruire in anteprima di The Sims 4 stagioni, quindi grazie Electronic Arts, grazie mille. Finalmente possiamo guardare tutto quello che c'è di nuovo e da scoprire. Ta-da! The Sims 4 stagioni ti dà il benvenuto, grazie. Abbiamo qui, vivi gli effetti del clima, finalmente direi. Divertiti con le attività stagionali, celebra le festività, olè! Coltiva la tua carriera nel giardinaggio, ma c'era anche prima, cosa c'è di nuovo? La carriera forse, proprio la carriera, cioè fai il giardiniere. E intanto vedete qui c'è la pista di pattinaggio, poi abbiamo Babbo Natale, poi abbiamo... cosa abbiamo? La pioggia e i fulmini. Ma va bene, andiamo a vedere subito questo The Sims 4 stagioni e andiamo a vedere ovviamente la parte del crea un sim, quindi gli abiti, gli accessori, eccetera eccetera. Abbiamo inverno, primavera, estate, autunno, yeah! Ho dimenticato a dirvi che The Sims 4 stagioni uscirà giorno 22, io penso che questo video lo caricherò domani ed è 21, quindi il giorno dopo, e se riuscirò il giorno dopo, cioè il giorno 22, vi farò vedere cosa c'è di bello con me e Giorgia nel gioco. Eccomi qua, mamma mia ragazzi, sono qui. Ok, andiamo a caricare questa partita, perché da qui poi devo inserire Giorgia. Farò una manovra perché devo creare anche un'ipotetica sorella, non mi somiglierà, per poter fare la parentela, ma poi eliminiamo la sorella. Wow, guardate ragazzi, che bello! Seleziona la stagione in cui giocare. Ovviamente siamo in estate, quindi sceglierò l'estate, ma vediamo cosa dicono. Quindi primavera. La primavera è un'ottima stagione, scusatemi ma sono raffreddatissima. Ma vabbè, estate viva col raffreddore, poi vabbè. La primavera è un'ottima stagione per coltivare il giardino approfittando degli scorci di pioggia, ma fai attenzione alle pozze di fango. Estate, le temperature stanno aumentando, quindi sconfiggi il caldo con i gavettoni e gli irroratori. Fai attenzione ai temporali, possono essere elettrizzanti. Va bene, ho capito che ci saranno i fulmini, quelli che ti paralizzano proprio. Autunno, raccogli i tuoi prodotti agricoli per preparare un banchetto dedicato al festival del raccolto e altri festival, bene, e festeggiare con amici e familiari. Ammira il ricambio delle foglie, ah quindi c'erano tipo le foglie gialle, quelle rosse, e gioca nei loro cumuli, che bello, prima che inizi a fare davvero freddo, perché poi c'è l'inverno. Se non ti va di ripararti dal freddo al coperto, divertiti sulla neve o sul ghiaccio. Mamma ragazzi, che sarà bello. Non dimenticare di allestire le decorazioni per il festival invernale e di fare la lista dei buoni propositi per l'anno nuovo. Yeah! Va bene, estate, vediamo cosa succede. Guardate le api! Wow, e se clicco qui? I forellini, forellini, forellini. Autunno, le foglie che cadono. Inverno, i fiocchi di neve. Va bene, andiamo con estate e le apine. Vai, continua. Chissà poi come si cambia. A Cinzia l'ho messa qui, in questo riquadro qui vuoto. Vediamo però un attimino. Ecco, queste le cani. Selva dorata. Ah, non c'è un quartiere quindi. Ok, andiamo qui e modifichiamo l'unità familiare. E inseriamo la Giorgi, inseriamo.
Ciao Cinzia, questa comunque sono io. Se non avete visto il video dove mi creo, dovete andare assolutamente a vederlo. E ve lo lascio tipo qui, giù nell'info box, ovunque, quindi andatelo a vedere. Ok, intanto devo creare una sorella, quindi gioca con la genetica. Fratello sorella, perfetto. Genera a caso un fratello, genera a caso un gemello. No, un fratello, giovane adulto. Genera a caso, ma no, maschio, femmina. Ok, genera a caso. Questa non mi sembra proprio mia sorella. Lasciamo lei. Va bene, ci può sta, ci può sta. Ok, va bene. Creiamo. Mettiamo un sim adolescente. Giorgia la faccio adolescente, mentre Chiara ed Aurora le faccio bambine. Femmina. Oddio, che è successo? Ma questi sono i vestiti nuovi, perché questa è tutta incappucciata. Comunque, vediamo se riesco a fare. No, coinquilina. Madre. E zia, sì! Sponta zia, ok. Perfetto. Solo che questa non mi piace, è tutta incappucciata. Dobbiamo fare una Giorgina un po' più carina. Non c'entra molto, ma ha i lineamenti carini, quindi diciamo partiamo da lei, tanto poi la trasformerò tutta. La spogliamo di capelli, la spogliamo di vestiti e di tutti gli accessori che siano. Ok, eccola qui. No, Giorgia è magrissima. Ma magrissima, magrissima proprio. È proprio magra magra mia nipote. Ok, non è biondissima, però un biondo cenere. Iniziamo, facciamo una carnagione un po' più chiara. Va bene ragazzi, iniziamo a creare Giorgi. Ora prendo una foto di riferimento, da qualche parte ce l'ho. Ho questa foto di riferimento, però è diversa. Vabbè, prendo Instagram. Così con la scusa vi dico di seguirci su Instagram e vi lascio i nostri contatti qui, i nostri contatti. Adesso ovviamente vado a velocizzare il tutto, così almeno a voi viene più semplice guardarlo, più veloce. E io vado a modificarla. Andiamo a prendere una foto e creiamo Giorgina. Ma che ci fai qui? No! Ma che ci fai qui? Boh. Ma che bello! Mario! Che sorpresa! Ma non me lo potevi dire, mi stai facendo commuovere pure! Stronzo! Ma sei sola? Sì. Ah, sei venuta sola? Con sì, chi? C'era la zia, era sua. Zia Lula. Maria, che stronza. Ma che fai qui, ragazzi? Ma io stavo registrando, stavo facendo a te. A me? Sì. Ah, sono arrivata proprio per lì. Ma che... è qua. Mi ha portato la zia Loana. Io me lo immaginavo, l'ho sospettato. Non è vero. Un po'. Non è vero. Sì, perché era su lei a vedere il saggio di Chiara. Facciamo come anche, anche i nonni lo scorso anno. Ah, così? Ah. Boh, vabbè, però. Che bello! Ragazzi, siete felici? C'è Giorgio, ha fatto una sorpresa a tutti noi! Posso continuare io anch'io il video? No, te ne vai! No, scherzo, qui con me! Guarda, questa sei tu! Sto prendendo una sedia. Oh mio Dio, mettiti da questo lato! Ci passi? Non ci credo ancora! Ok, mi sono unita. Sono qui. Ciao. Ciao, c'è Giorgia, guardate che bella. Non ci credo.
Non ci credo, me l'ha fatta la sorpresa. Che bello che io le dicevo quando sono salita su a Milano. Ma perché non vedi di scendere visto che tu finisci la scuola prima rispetto a magari il lavoro dei suoi genitori? Che fai a casa? Ma io che fa? Non posso scendere da sola, mi spavento. Invece si erano già messe d'accordo con sua zia, me l'avete combinata. Monella, Monella. No, vabbè, scherzo, dai, sono felicissima. Va bene, ragazzi. Mi fai vedere un po' cos'è che stai facendo? Sei tu questa. Solo che non so ancora che capelli metterti. Tu hai iniziato a mettere le ciglia. Tu ce l'hai belle lunghe. Ora ce l'ho qua davanti, la posso vedere da qui. Ok, fa così. La posso vedere così, ma che sei bella. Ma cambia sempre. Cioè, ogni volta che la vedo è sempre diversa. Sempre più bella. Va bene, allora possiamo continuare, ragazzi. Sono felice. Allora, io comunque devo andare a velocizzare tutto il video, quindi con noi due io me la godo un po' e voi la vedete. La vedete quando la dovremmo vestire. Intanto la sistemiamo, ce l'ho qui davanti, la posso copiare. Perfetta, così. Va bene, ragazzi, io me la godo un po' adesso. Guarda i capelli nuovi! Io non li ho mai tenuti così, neanche così. Lo so, però visto che ci siamo, facciamo vedere allora i capelli nuovi. Sì, allora. Abbiamo questi, intanto facciamo. Carini però. Sono però proprio belli, tu ce l'hai così come colore, sì. Sì. Guardate, però, cioè, io non ma sono ricci, li posso mettere come acconciatura per me! Me li faccio io! Belli! Io non ho mai tenuto i capelli così, neanche così perché la frangia. Da piccolino avevi la frangetta, lo sai? Lo so, guardate. Capelli legati, estivi sicuramente. E molto corti, che non sono come per mai. Così è carina la ragazza, però non è uguale a me. Capelli sempre ricci che non sono riccio mio. Wow, tutte con le frangette. Le frangettone. Frangettone. Ora vediamo i capelli per Giorgia. Così te li faccio. Ma non sono così miei. Sto scherzando. Va bene, andiamo a cercare i capelli per Giorgia e poi ci rivediamo. I capelli ci sono, dai, questi qua vanno bene. Ah, ci assomiglia. Ecco, l'ho congiata per le feste. Gli ho messo i capelli che ha lei per vedere se poteva assomigliare a lei. Sì, alla fine sì, ci somiglia, dai. Considerate che questa è lei e qui ho scattato una foto a Giorgia. Aspetta, aiuto, dov'è? Ho scattato una foto segnaletica a Giorgia e quindi secondo me ci somiglia. Va bene, andiamola a vestire, vediamo se c'è una maglia con le angurie. Adesso andiamo a vedere i vestiti. Vediamo cosa c'è di nuovo, ragazzi. Oh, perché non spunta nulla? Uffa, ci sono bella cercare. Stagioni. Ta-da! Nuove magliette. C'è questa, non c'è comunque maglietta con gli angurie. Le angurie no. Allora, questa è estiva. E penso ci siano anche altre fantasie e colori. Ecco, infatti è una semplice canottiera. Poi c'è, però è invernale questa. Guardate. Questa. Ah, oh mio Dio. Dai, è carino. È un tipo, quando piove, come si chiama? Giacca a vento? O è per andare sulla neve? Forse è per andare sulla neve. Oh, bello. Altro. Questa. Guarda che bello, ti metto questo. Sì, che bello. È bellissimo. Queste abbiamo scelto, basta, fine. Fine, intanto vi devo far vedere anche questo. E l'altro. Che è sempre per, penso, per andare sulla neve. Guardate che carino rosa. Ah. E l'altro, questo qui. Questa qua è la cosa per andare... È sportiva questa, per andare a fare sport. Crop top. Che colore? Tutto colorato.
quindi. A me piace questo qua. Questo qui blu? Sì. Ok, quindi questo. Come corpo intero vediamo cosa c'è. Che carino! Vedete la stessa cosa. Non siamo zitti. Guarda! Il costume? Cos'è? È un costume? No! È per uscire? Non capisco. No, raga, guardate! Ma non l'avevo visto! Ci sono due cose nuove! Clima caldo e clima freddo! Ma che bello! Ma che bello, castello! Non so che cos'è, forse cambia l'outfit in base al clima. Se clima caldo mette quell'outfit, se clima freddo mette quell'outfit. Questo costume. Ora vediamo se spunta sul costume. Volevo vedere proprio quello se spunta. Infatti è un costume da bagno. Che bello! Voglio questo, basta, di questo colore, basta, fine. Guarda, questo è con il copricostume. E questo pure sarà un copricostume per esserci. Io voglio qui. Quel vestito, quello. Io pure lo voglio. E te lo scegli di un altro colore, io voglio questo colore. Guardate, ci sono anche così. No. Bello. No, io lo voglio quello là con... Sì, ho capito, questo qui. Questo qui è più bello di tutti. Ah, questo è bello pure. Lo scegli con tu i fiori. Quello. Allora, poi abbiamo questo qui che cos'è? Vabbè, una cosa estiva. Vediamo altri colori perché quello non mi piace. Guarda! Babbo Natale! Da quando è che l'ho visto, solo che dobbiamo aspettare per vederlo. Wow, questo è elegante. Bello, per la sera. No, più che altro è un vestito da sera. Non sì, non proprio formale. Non proprio formale. Vestito. Ma sembra più per il pastinaggio. Sì! Che pattinaggio! C'è il pattinaggio! No, io lo voglio provare anche se che è estate. Bello. Andiamo un attimo su inverno. No, c'è il pattinaggio pure a rotelle, i pattini a rotelle. Adoro troppo. Sarà una nuova attività, penso. Guarda. No, che dobbiamo bello. Andarci subito. Jingle bell, jingle bell, jingle jingle bell. Jingle bell, io la dico. Jingle bell. Jingle bell. Altro abito formale. Però non mi sembra per un adolescente adatto. No. Ah, questo è un cappotto. Che carino, finalmente i cappotti. Questo qua secondo me è un cappotto autunnale. No, secondo me invece è invernale, tipo inverno. Questo invece è tipo quando questo piove. Qua è... E c'è il jeans sotto, molto bello. Mm-hmm. Guarda, ci sono altri colori, col rosso è bello pure. Ah, rosa! Ma cosa? Cos'è quella cosa? Un abito, vabbè. Guardiamo quest'altro, un altro cappottino. Bello. Ah, c'è anche tipo... C'è militare, io ce l'ho militare. No, comunque non è militare, sono fiori. È militare. Infatti altro? È militare. Siete pronti? 3, 2, 1. Giorgio, la lasciamo così. Ma cosa c'entra questo abito? Boh. Che bello. Ciao Giorgia. Ciao. Ma sono tantissimi. Bello questo. Bello, vero? Guarda che bello blu. Questo qua mi metto, basta. Fine. Basta, fine. No, oddio, cos'è quella roba? È là una sotto? Pellicetta, però penso questa. Guarda quella là sotto. Questa? Arriveremo anche a quella. Un maglione. E questo? No! È il coniglietto pasquale! Però non è Pasqua. Lo so che non è Pasqua, ma c'è pure il coniglietto di Ferragosto? No. Coniglietto pasquale, ragazzi, che bello, guardate! Poi quando sarà Pasqua faremo sono una Giorgia Pasquale. Giorgia Pasquale. Ecco, mi sono tornata in mente. Va bene, bellino sì. Pure questo. Questo qua è il primaverile. E questo è estivo, proprio. Però è estivo. Guarda, estivo. Ah, ha messo anche le scarpe, proprio questo è unico, corpo intero. Sì, sei la signora Natale. Bellissima. Perfetto, basta, fine, abbiamo scelto. Va bene, questo è corpo intero, andiamo con parti inferiori, pantaloni a vita alta. No, perché io voglio dei pantaloncini, fa caldo. Ci sono questi che servono sicuramente per andare a fare sci. Una gonna pure a vita alta. Bella è questa, quest'altra gonnellina che è molto carina anche per te. Pantaloncino, ah che carino anche questo. Io non ho mai indossato pantaloncini. No, sono questi sono bermuda o... Non è pinocchietto, è un bermuda. Questi sono belli! Che belli che sono! Aspetta, puoi andare un attimo nel tuo personaggio? Voglio quei pantaloncini. Uguali? Sì. Camminiamo con gli stessi sì, pantaloncini? Come con la maglietta. Guardate, bracciali nuovi. Vuoi bracciali tu? Dipende, questo qua non mi piace. Leggings nuovi non penso ce ne siano.
Andiamo nei pantaloni. Ci sono invece, che dico? Ci sono questi, guarda. Ci sono nuovi. Tutti saranno quelli tipo di Natale. Ok. Perfetto. Oh, scarpe nuove. Scarpe per andare in montagna. Scarpe, altre scarpe stivali. Questi qua saranno questi per questi il fango. Qua... Che belle, guarda. Ti metto queste. Perfetto. Perfettissimo. Altri stivali. Yeah, questi sono belli, Non sono adatti a te, però. Non mi piacciono gli stivali. Io direi di metterti le Converse, quelle però alte, quelle che c'è nel gioco, senza materiale personalizzato, oltre ai capelli, che ovviamente quelli per farti uguale è necessario. Quelle blu. Io forse ce le ho pure. Yeah! Tutti! Ecco, vedi, qua c'ho queste. Siamo vestite di blu tutte e due, guarda. E ora nell'altro faccio tutta colorata. Viva! Va bene, tu usi bracciale, Nelly? No. Va bene, ragazzi, adesso l'andiamo a vestire per tutte le stagioni. Ci vediamo dopo, ciao. Ho sbagliato. Dovevo dire l'andiamo a vestire per tutti gli outfit, i tipi di outfit. Però ci vediamo quando dobbiamo fare clima caldo e clima freddo. Così vediamo che cos'è. Ok, ciao. Ragazzi, allora abbiamo messo tutti gli outfit, poi ve li facciamo vedere per bene. E adesso andiamo su clima caldo e clima freddo, quindi vediamo cosa abbiamo. Due, una. Quindi proprio un altro tipo. Un altro? Devo andare a mettere un altro outfit. E quindi anche su clima freddo. Ecco, infatti, però ti dà proprio la... Allora, clima caldo metti qualcosa dopo. Wow, quindi anch'io devo andare a mettere qualcosa. Dopo. Certo, dopo. Ragazzi, se ritrovo il link delle ciglia ve lo metto giù nell'info box, però non ve lo assicuro perché l'ho perso. Ci provo. No, ragazzi, sono gli occhiali nuovi! Oh, che bello questo! Ci sta che ci sono gli occhiali! No, quelli là sopra sono bellissimi. Wow, bellissimi. Lo metti su questo? Su questo, clima caldo, anch'io li metterò un paio di occhiali. Vuoi bene questi? Sì. Wow, guarda la Giorgina. Eccola qui, Giorgina, clima caldo. Andiamo col clima freddo. Andiamo a sciare. Andiamo a sciare. Eccola qui. Mi piace questo qui molto. È ancora più carino di quello di prima. Ok, quindi adesso vi faccio vedere tutti gli outfit. Questo è il primo outfit di quotidiano, perché ce ne sono due. Ok, questo è fatto senza materiale personalizzato, oltre ai capelli che non so dove andarveli a cercare anche questi, ma non sapevo che altri capelli mettere perché non ce n'erano uguali per lei. Poi, secondo outfit quotidiano, questo qua è fatto tutto con materiale personalizzato. Proprio tutto. Formali, tada, molto elegante, chic, con un po' di tacchetto perché tanto è adolescente e ci sta. Poi sportivo, gli abbiamo messo il tutino, quello per fare pattinaggio. Voglio provare pattinaggio perché mi sembra una cosa troppo bella. Anche per me sarà bellissimo. Da notte, semplicemente canotta e pantaloncino. Festa, guardate questa, che carina. Carina. Troppo carina. E poi abbiamo costumi da bagno, che è troppo bello questo costume. Ecco, questo di cui si è innamorata. E poi abbiamo clima caldo con gli occhiali da sole. Yeah! Bellissimo. E clima freddo, stupendo. Vedo che c'è una cosa eccezionale, almeno adesso andremo a vedere come funziona, cioè nel senso se bisogna fare tipo, se vai in un quartiere c'è il clima freddo oppure non lo so come funziona, dobbiamo scoprirlo. Va bene, comunque andiamo a mettere il nome. Come mi chiamo? Come ti chiami? Boh, mi chiamo Bu Genoveffa, con G grande. Ok, Giorgia Arancio, adolescente, camminata. Sì, ma io cammino normalmente. E quindi lasciamo questa. Sì, io cammino così. Sai che cammino così? Com'è predefinita? Così. Lasciamo questa. Dobbiamo vedere la voce. Allora, vediamo. Intanto la scelgo io. Zarzuya. E poi te la faccio sentire. Baya? Ciao. Così ti piace, guarda. Nish. Vero? Molto simile alla mia. Ecco, perfetto. Allora, scegli un'aspirazione. L'aspirazione la puoi scegliere tu. No, la scegli tutto. L'aspirazione è quello che vuoi fare, quindi... E non lo so cosa fare. Popolarità io ho fatto amica, amica del mondo. Mondo, ci sta. Ma l'hai visto il video dove che mi sono fatta no. io?
Monella, ora lo devi andare a vedere. Ok. Mi sono fatta amica del mondo, quindi possiamo essere tutte e due amiche del mondo? Vai, tutte e due amiche del mondo e socievoli. Andiamo con, scegli un tratto. Sceglieli tu. Madonna, li devo scegliere io. Sì. E allora ha messo testa calda, no scherzo. Quella è Chiara. Amanda di cane, voglio un cane subito. Ce l'avevamo un cane, tranquilla. Bravo. Secondo te io pure ho messo amante dei cani. Siamo uguali? Sì, io amo i cani, sono il mio animale preferito. E allora tutte e due amante dei cani. E poi possiamo mettere... Metti l'altro. Buona. E va bene, possiamo lasciare amante dei cani e buona. Ok. Ok, perché sei buona, piccina. Quindi abbiamo messo tutto. Che questa bello, è Giorgia, questo. Secondo outfit. Giorgia, primo outfit. Va bene ragazzi, allora, questo non so se era tutto. Ah, dovrei farvi vedere anche per uomo. Che cosa c'è? Vediamo i capelli. Sono lunghi. Sì. Guarda, ma questo c'è anche per le donne. Va bene, ok, mettiamoli castani almeno. È così. Ma ci sono anche per le donne, sono uguali. Va bene. Accessori, ci saranno gli occhiali nuovi, infatti, anche per lui questi e questi. Dopodiché, la barba, ci sono barba e baffi nuovi? Barba. Sì, una barba bella folta e riccioluta. Wow. I vestiti. Vestiti. Abbiamo questa giacca. Ecco, dimagrita. Una canottiera molto ascellare. Questa è bella per un uomo. Sì, sì. Cambiamolo. Facciamolo super muscoloso. Questa camicia è perfetta. Poi abbiamo questa qui, questa canotta. Un'altra maglia in felpa. Questo bomberone, bellissimo per andare sulla neve. Maglioncino. Giacca, che bella questa, col pelo dentro. E questa è pure bellissima per andare a fare tipo sport o anche uscire con un jeans, ci sta. Non con questi jeans, ma ci sta, va bene. Questo smoking, quest'altro che è molto bello. Questo è molto femminile. No, quello bello, là della romantico. Sai quel il vestitino quello con i cuori? Ah, vero, è vero. Allora significa c'è tipo un abbinamento, perché sono cuori là e cuori qua. Bello. Quest'altro è pure bello. Ah, questa forse è per le api. Anche sì. Le donne ce l'hanno. Ah, questa è per fare la ginnastica. Mettiamoglielo viola abbinato a Giorgia. Bellissima, raga. Anche qui per andare sulla neve, anche qui lo gnomo, anche qui c'è il coniglietto e anche qui Babbo Natale. Poi pantaloni, l'abbiamo denudato, poverino. Pantaloni, pantaloni per andare a fare sci, pinocchietti bermuda, belli questi, pantaloni lunghi, costumino nuovo e pantaloni militari, un pochino... Là, sono quelli per andare a fare sempre sulla neve sci eccetera eccetera. Sì, c'è un bracciale e due tasi di sci, guanti, questi scarponi e questi altri scarponi per andare sulla neve tutti imbottiti. Prova a togliere il maschile così almeno vediamo tutte le cose insieme. Hai ragione. Ecco, infatti, guardate. No, ma questo non c'entra, questi sono vecchie. Questa qua è molto simile a quella. Ah, ma solo questo? Ah, anche questa. Bello, guarda. Questo qua è troppo carino. Vestitini, ovviamente non notate il fatto che sia un in maschio. In realtà sarebbe un maschio, però ma è diventata bene. Una femmina. Meno tanto per farveli vedere. Sono molto belli pure questi. Ah, che bello. Che bellino lo smoking. Certo, lui con le treccioline. Ma va bene. Belli, belli, davvero, raga. Tanti poi... Sì. Wow. È il costumino per le femminucce questo, ma va bene. Le maglie. Cappottini, giubbottini, maglioncini, maglioncioni. Bene. Qua non c'è niente. No, pantaloni niente, non ce n'è. Scarpe. E infatti eccole qua e quelle per la pioggia. Ta-da! Va bene, possiamo eliminare questo sim. Yes. E quindi questa sono io. E quindi siamo qui. Questa è la nostra Giorgina bellissima che mi ha fatto la sorpresa ed è venuta da Milano. Mannaggia a te. Ora ci facciamo i conti noi due. Mi devi raccontare tutto. Niente ragazzi, se vi sembra abbastanza Giorgia, ovviamente magari un po' più grande, più adolescente, ma vabbè, ora però ci somiglia, dai, il viso è quello. Mi piace molto. Che
facce fai? Continuiamo con un'altra puntata. Adesso noi la registriamo, ma voi la vedrete. Ma voi la vedrete, non lo so quando. Penso. Io voglio andare dopodomani. Io voglio andare a pattinare. Andiamo a pattinare. Prima di creare anche la casa, andiamo a pattinare. No, vabbè, ora vediamo, ci scegliamo una casa dalla galleria, sì, vediamo. Infatti, non ho voglia per ora di crearla, magari facciamo una casa e poi la sistemiamo dentro. Magari per un'altra volta facciamo una live e la creiamo con loro. Se ci riesce una live. Riesce a fare una live su YouTube? Non lo so, non l'ho mai fatta. Ci proveremo. Va bene ragazzi, io vi mando un bacione enorme. Giorgio vi manda un bacione enorme di nuovo. Ecco, questa è lei. Spero vi sia piaciuta. Ovviamente se avete suggerimenti, al solito mandate giù nei commenti. Scrivete giù nei commenti, mi raccomando. E niente, spero vi piaccia. Vai Giorgio, che mi sei mancata, vai. Non dimenticate di lasciare like, di commentare, di iscrivervi al canale della zia e di condividere. Sì. Ciao Giorgia. Ci vediamo al prossimo video. Vivi tantissimo. Ciao.